Abbiamo parlato per tanto tempo, ragazzi, di quali fossero le alternative per quanto riguarda le fasce esterne della Juventus. Ci sono stati c'è stata una miriade proprio di discorsi all'interno dei quali abbiamo scandagliato i nomi più interessanti, nei quali abbiamo fatto vedere i nomi più interessanti. Abbiamo detto che la Juve ha preso Kulusevski per quanto riguarda l'esterno destro. Abbiamo detto che Douglas Costa e Bernardeschi siano nettamente con un piede fuori, anzi, diciamo molto più di un piede fuori dalla Juventus, ma abbiamo anche detto che la Juventus stava tramite Mendes trattando Angel Di Maria per cercare di prendere un esterno esperto che desse in un certo senso anche un minimo di supporto a Kulusevski. Ma una cosa che non vi ho detto, che negli ultimi giorni mi hanno comunicato ragazzi, con alcuni ragazzi che lavorano con me appunto, che mi aiutano all'interno di questo progetto, è l'interesse di Mendes di far fare un salto di qualità a un proprio assistito. Oggi vi parlo di Richarlison dell'Everton, assistito di Mendes, che l'agente portoghese ha già proposto alla Juventus. Questa cosa qui, nel momento in cui faccio il video, non si sa ancora. È una cosa che non è uscita ancora sui giornali, è una cosa che circola all'interno dei nostri ambienti, quindi è una cosa che vi chiedo di... giustamente sta a voi la scelta, o vi fidate e quindi accettate di guardare il video, oppure non vi fidate e chiudete il video. A seconda della vostra scelta, io comunque rispetterò a prescindere quello che farete. Però adesso vi parlo di Richarlison e vi parlo di un giocatore che sicuramente potrebbe far comodo alla Juve. Prima di farlo, se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, like e ovviamente attivate la campanellina delle notifiche. Richarlison è un esterno dell'Everton, un'ala dell'Everton, che gioca prevalentemente a sinistra ma che può essere impiegato praticamente anche a destra, può fare tranquillamente l'ala destra, piede destro, ama particolarmente il dribbling a rientrare. È un giocatore che deve compiere 24 anni, quindi è veramente molto giovane, che quest'anno in Premier League sta veramente facendo la differenza. 27 presenze, 10 gol e 5 assist, quindi uno score sicuramente ottimo per un giocatore che fa l'ala, uno score che lo sta facendo precipitare all'interno dei migliori, diciamo, talenti internazionali, uno score che sta attirando le attenzioni delle big. E allora Jorge Mendes, la cui amicizia con Paratici è nata ai tempi della trattativa Cristiano Ronaldo, ha sollevato il telefono e ha detto: guardate, so che a fine anno la Juventus avrà problemi con sicuramente gli esterni, perché cederà Douglas Costa e Bernardeschi. Che ne dite se oltre a Kulusevski, che avete preso voi, vi propongo di prendere Richarlison dall'Everton? Transfermarkt porta il valore di Richarlison a 52 milioni di euro. Con il coronavirus e tutto ciò che sta succedendo e il calo collettivo dei prezzi, io credo che 52 milioni di euro per Richarlison non siano realistici. Io penso che la quotazione di Richarlison oggi sia, se fai 35-40 milioni di euro. E posso esprimere un'opinione sincera prima di andare a presentare il ragazzo e di dirvi un po' come la penso su di lui? Se ho speso 45 milioni di euro per Kulusevski, che è un grande talento ma che nel concreto ancora non ha fatto vedere nulla, non capisco perché la Juve non possa provare anche a pensare di spenderne 35 per uno come Richarlison, che personalmente io trovo un buon giocatore. Parliamo di ali. Parliamo di esterni. Prendere i grandi esterni internazionali, i Bale, i Sterling, i Sané, è impossibile. Sané si è già accordato col Bayern Monaco, Sterling è incedibile, Bale è meglio non averlo perché guadagna uno sproposito e non è neanche professionale. Tra i nomi che ci sono sugli esterni, uno giovane di qualità che potrebbe migliorare è Richarlison, che tra l'altro è un giocatore che ha anche una storia particolare alle spalle. Cioè Richarlison, con i primi soldi guadagnati da calciatore, ha pagato gli studi a sua nipote, così mi risulta. Cioè sta pagando tutto il percorso scolastico di sua nipote ed è una cosa fantastica, perché voglio dire, Richarlison viene da una famiglia sicuramente molto umile, che negli ultimi tempi insomma ha fatto capire quanti sacrifici questo ragazzo abbia fatto per arrivare a determinati livelli, quindi è una cosa che sinceramente questa storia dell'istruzione scolastica mi ha anche un po' fatto sorridere, insomma mi ha fatto capire che è comunque un bravo ragazzo. Mi piace come giocatore, perché è un giocatore vivace, un giocatore veloce, un giocatore che ha estro, diciamo, un giocatore che potrebbe tranquillamente sostituire Douglas Costa, può giocare su entrambe le fasce,
Gioca molto bene in velocità, in allungo, si propone molto bene, forse un po' carente nell'ultimo passaggio, quella è una cosa che deve migliorare, ma in compenso ha un dribbling e una capacità di fantasia veramente impressionante, cioè un giocatore di grande qualità tecnica che potrebbe comunque far comodo alla Juventus in maniere diverse, dite come volete. È un giocatore, ripeto, che l'Everton secondo me considera, non dico incedibile, in virtù del fatto che ha una politica aziendale diversa da quella che noi crediamo. Cioè, l'Everton è una squadra di Premier League, con i diritti televisivi, con tutto ciò che guadagna. Le squadre di Premier sono squadre che comunque non hanno certamente bisogno di aiuti economici, cioè sono squadre che sicuramente guadagnano molto di più anche delle prime in Serie A a livello di diritti televisivi, hanno un merchandising sviluppato, hanno incassi di stadio superiore, hanno un'economia più sviluppata, ma bisogna far leva sulla volontà di questo ragazzo, perché Mendes, che è ovviamente il manager di questo ragazzo, gli ha già detto: tu devi uscire dall'Everton se vuoi fare carriera, ma non perché l'Everton non sia una buona squadra, perché l'Everton è una buona squadra, ma perché l'Everton non è una squadra che può valorizzarti a più livelli. Cioè, se tu vuoi fare la differenza e vuoi arrivare in campo europeo ad essere uno dei migliori, tesoro mio, devi andare direttamente in una grande d'Europa. E la grande d'Europa che Mendes ha individuato è la Juventus. Richarlison si sente onorato, nel senso che sicuramente fa piacere essere accostati alla Juventus, ha già dato l'ok eventualmente a un trasferimento, c'è da convincere l'Everton, che sicuramente non vuole privarsi del suo gioiello, quindi la Juventus deve cercare anche di mediare un po' con l'Everton. Io non so quali contropartite tecniche possano interessare effettivamente agli inglesi, nel senso, io do un'occhiata ai nomi che praticamente sono sulla lista di cessioni della Juventus, guardo, c'è Bernardeschi, c'è Douglas Costa, c'è Higuain, c'è Khedira, c'è Rugani, fra questi sinceramente faccio dei ragionamenti e non mi sembra che nessuno, cioè, mi sembra che nessuno di loro possa interessare veramente all'Everton, o che nessuno di loro possa effettivamente andare all'Everton, perché se vuoi provare a mettere Higuain nella trattativa, Higuain guadagna 7 milioni e mezzo e l'Everton non glieli dà. Bernardeschi vuole restare in Italia oppure vuole andare in Spagna, quindi in Inghilterra non credo che andrà. Douglas Costa è un giocatore che vuole, già l'ha detto, una squadra che gli consenta di giocarsi le competizioni fino in fondo, quindi vuole una big europea o quantomeno una squadra che lo paghi bene, e l'Everton non credo che dia 6 milioni a Douglas Costa e non credo che Douglas Costa sia interessato all'Everton. Khedira, anche se metti Khedira nella trattativa, il prezzo si abbassa di 3 milioni. De Sciglio non interessa. Rugani potrebbe essere una buona carta, ma Rugani c'è l'affare con... insomma, ci sono altri affari in Serie A. Insomma, ci sono tante cose che mi metto a pensare. E dico, ma come si prende Richarlison? Si prende cercando di mediare con la gente. Lì è Mendes che ci deve fare un favore, deve cercare di indirizzare le cose, deve cercare di mediare con l'Everton, deve cercare di fare ciò che ha sempre fatto. Mendes è uno di quelli, è un agente che è, credo, il migliore nell'andare a trattare con le squadre, perché ha una capacità di parlare e di muoversi e di far capire alle squadre il proprio pensiero, che le squadre alla fine gli fanno quello che dicono Mendes, forse perché anche Mendes promette alle squadre che cedono altri talenti. Cioè, lui che fa? L'agenzia di talenti di Mendes è immensa, avrà sotto contratto 2000 giocatori praticamente. Quindi la prima cosa che fa Mendes qual è praticamente? Gli va a dire: guarda, vendi Richarlison, non ti preoccupare, perché ora ti faccio avere due talenti che possono sostituirlo. E stai ben tranquillo che sono due talenti di qualità, non ti frego, perché lui ci guadagna di commissioni, i talenti ci guadagnano in visibilità, il giocatore che va via ci guadagna in salto di qualità, perché ragazzi, passare dall'Everton alla Juve, con tutto il rispetto per l'Everton, è un bel salto di carriera. Cioè, non stai passando da Real Madrid al, che ne so, perdonate l'abbassamento di voce, non stai andando da Real Madrid al Borussia Dortmund, sai, dice, stai calando, stai andando da Real Madrid, che è una delle squadre più vincenti della storia del calcio, una delle più popolari, al Borussia Dortmund, che è una squadra che ha un progetto un po' così, stai andando dall'Everton, che non è neanche fra le prime quattro d'Inghilterra, alla Juve, che è una fra le prime quattro al mondo, quindi devi cercare anche di capire quanto effettivamente tu possa giovare da questo trasferimento. Ripeto, a me Richarlison piace, l'unica cosa che non mi piace di Richarlison è lo scarso contributo che dà a livello difensivo, cioè secondo me non è un giocatore che sa difendere, e nel calcio in cui si approccia potrebbe essere un problema, cioè devi imparare a fare la fase difensiva. Se impara a fare la fase difensiva, non gli si può dire niente, perché Richarlison dribbla, Richarlison va sul fondo, Richarlison fa assist, Richarlison tira, Richarlison ha una buona media realizzativa, è un buon giocatore.
deve migliorare in alcune cose. È un ragazzo diligente per quanto mi riguarda, non mi ricordo grossi problemi creati da Richarlison, incidenti, forse ci sarà qualche sbronza, capirai, oggi un po' tutti, ma non è un giocatore che crea problemi, non li ha mai creati, anche con l'allenatore dell'Everton, che se non sbaglio è Ancelotti, correggetemi se sbaglio, ha un buon rapporto, tant'è vero che è una delle persone che l'allenatore mette sempre titolare. Fatemi, cioè io voglio sapere un po', però adesso, visto che ho parlato per 10 minuti praticamente e vi ho esposto un po' tutte le ragioni e il mio pensiero, voglio sapere un po' che ne pensate voi, cioè cosa ne pensate di Richarlison alla Juve.